guardare alla vita con positività e ottimismo, trasformando quelli che sembrano problemi in opportunità. È quello che fa Bebe Vio, campionessa paralimpica, che non solo ha fatto della sua disabilità un valore, ma ne sa pur ridere e scherzare. La giovane sportiva, che ha perso le braccia e le gambe a seguito di una meningite fulminante che l'ha colpita all'età di 11 anni, non si è mai arresa, e i limiti per lei non esistono e se esistono sono fatti per essere superati. Oltre a una grande di volontà, quello che di Bebe colpisce è il suo sorriso. Una campionessa nello sport e nella vita che ha fatto dell'autoironia un vero e proprio mantra. Bebe Vio e il suicidio, quel retroscena sul Papa che le ha cambiato la vita, chi non la ricorda, tempo fa alle Iene quando mise in scena un simpatico siparietto su come funzionano le sue braccia. Bebe, infatti, riesce a muoversi e a fare quasi tutto come le persone, che hanno tutti i pezzi, grazie a delle protesi mobili agli arti. Con grande senso dell'umorismo, la giovane atleta si è staccato un braccio e davanti alle telecamere di Italia 1 ne ha spiegato il funzionamento. La protesi ha dei sensori che vengono attivati grazie al movimento dei muscoli e così, a seconda del sensore stimolato, la mano esegue i movimenti desiderati. «Sono abituata a staccarmi qualche pezzo, lo faccio da sempre», ha confessato Bebe, che aggiunge: «Io sto bene così, mi piaccio». E non azzardatevi a compatirla per la malattia, che l'ha colpita da bambina. «Sì, sono stata male ma ora è passata, sto bene». Insomma, i problemi di salute hanno cambiato il suo corpo ma non il suo spirito combattivo. «Io la ringrazio, la mia malattia mi ha fatto scoprire il meraviglioso mondo dello sport paralimpico». Bebe Vio, medaglia d'oro a Rio e nella vita.